Questo non è uno dei tanti relitti disseminati sui fondali lungo le coste italiane. È quello della Laura C, la Santa Barbara della mafia. È dalle stive di questa nave che provengono i rifornimenti di esplosivo per gli arsenali dell''Ndrangheta e non solo. Un flusso costante che va avanti da più di 20 anni. Qualche giorno fa i carabinieri hanno sequestrato, vicino a Reggio Calabria, panetti di tritolo con l'innesco inserito, uguali proprio a quelli recuperati nello scafo della Laura C pochi giorni prima dai sommozzatori della polizia e dai sub delle parti speciali della Marina. 121 panetti di tritolo da 200 grammi ciascuno. La colata di cemento realizzata anni fa per impedire l'accesso alle stive della nave non era servita a nulla. I varchi erano stati riaperti. Le operazioni di recupero dell'esplosivo coordinate dalla distrettuale antimafia di Reggio Calabria hanno ora l'obiettivo di impedire definitivamente il prelievo del tritolo, certamente già utilizzato per attentati estorsivi. Potrebbe servire alle famiglie calabresi nel caso volessero adottare, come da qualche tempo si teme, una strategia stragista, come fece Cosa Nostra, che pure di quel tritolo potrebbe aver ricevuto una certa quantità. Bisognerebbe riuscire a fare un inventario che è impossibile fare, Comunque tonnellate. Beh, insomma, una quantità di qualche tonnellata sì, sicuramente. 150 metri di lunghezza, 20.000 tonnellate di stazza, affondata nel 1943 da un sommergibile inglese, la nave si inabissò nella secca di saline ioniche, insieme a una gran quantità di rifornimenti per le truppe italiane in Nord Africa. Trasportava, si dice, 1.500 tonnellate di tritolo, bombe e altri esplosivi e munizioni. Fino ai primi anni 50, dal mare ancora emergeva l'albero della nave, poi sprofondò ed ora giace a 50 metri di profondità, dimenticata per anni, ma non dall''Ndrangheta. Non è abbastanza a fondo per gli uomini rana delle cosche regine.